Questo è il canale delle Missioni Cristiane Internazionali Avventisti del Settimo Giorno Movimento di Riforma. Ricorda di seguire la nostra programmazione. Tutti i giovedì alle 19, il venerdì alle 20:30, il sabato alle 11:15 e la domenica alle 16. Ricorda di iscriverti al canale per essere aggiornato su ogni prossimo video. Seguici anche sul nostro sito www.avventismo.com, dove troverai ulteriori contenuti e tutte le informazioni per contattarci. Grazie e buona visione. Bene, che la pace del Signore Gesù sia con tutti voi. E con immensa gioia che possiamo quest'oggi ritrovarci insieme dopo un periodo che non ci siamo potuti vedere, però il Signore fa miracoli e permette delle cose straordinarie nella nostra vita. E possiamo analizzare un tema molto importante, inerente anche alla giornata straordinaria che passeremo qui. E il tema ha un titolo, e questo titolo ha alcune delle tante porte. Chissà quante porte noi abbiamo varcato da quando siamo nati fino ad oggi. Quando si va in un hotel ci sono delle porte, a casa nostra abbiamo delle porte, nelle nostre chiese abbiamo delle porte, quando si viaggia abbiamo, prego, in carcere, molte porte. In carcere sono delle porte di ferro un po' particolari, ma anche lì sono tante porte da varcare e ovunque si possono trovare e notare delle porte. Io non so quante volte la Bibbia parla di porte inteso come porte, quanti versetti ne parla, non l'ho verificato. Però quello che posso verificare è che sono tante volte che parla, ad esempio, delle porte. Quindi cercheremo di capire quale porta è una delle più importanti e qual è la porta che tu devi varcare, che diventa per te la porta più importante. Abbiamo un testo molto semplice, che conoscete sicuramente a memoria, e questo testo lo incontriamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, il versetto 9. Quindi Gesù, facendo una allusione alle porte, lui si presenta come la porta. E quindi in Giovanni capitolo 10, versetto 9, dice chiaramente: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Quindi Giovanni capitolo 10, versetto 9. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà, troverà alimenti, pastura, alimenti. E quando ho avuto il privilegio, l'unica volta nella mia vita, di essere a Gerusalemme, dal Monte degli Ulivi si può vedere la spianata del Tempio e ci è rimasto ancora uno dei muri della città antica, e su questo muro c'era la porta cosiddetta delle pecore, da dove praticamente passò il Cristo nel momento in cui poi doveva essere crocifisso. Ed è interessante che il profeta Ezechiele aveva detto che una volta che sarebbe passato il principe, quella porta sarebbe stata chiusa per sempre. E quando voi andate a Gerusalemme, vedrete che quella porta è chiusa. Cioè è stata praticamente murata ed è intatta ancora oggi. Le città antiche, come voi ben sapete, erano circondate da mura e da porte. Ancora, per esempio, non so se qui in Sardegna esiste qualche città, Napoli per esempio è ancora caratterizzata da alcune porte, cioè, se vi ricordate, c'è Porta Capuano, che è proprio vicino alla stazione centrale, Piazza Garibaldi di Napoli. Per dire, ma ce ne sono tante altre ancora. Gerusalemme, per esempio, c'è ancora la porta di Jaffa, la porta nord e così via. Quindi, ripeto che sovente c'è questo discorso delle porte. Però abbiamo sempre, naturalmente, le porte di casa nostra. Però cosa abbiamo letto nel versetto? Chi è la porta per eccellenza?
Cristo. Quindi io sono la porta. Cioè, quindi non pensate di entrare per altra via o per altra porta se non quella di Cristo. Ricordatevi sempre che passando per la porta che è Cristo, voi troverete la salvezza e troverete gli alimenti necessari per la vostra anima. Nel nostro testo troviamo che Gesù è la porta per eccellenza, ma possiamo considerare alcune altre porte che ci sono di insegnamento per le nostre riflessioni. Quindi, Gesù è la porta per eccellenza. Mi viene in mente qualche altra porta di cui fa riferimento la scrittura? Le porte della Santa Città. Le porte della Santa Città, quindi riferimento alla Nuova Gerusalemme. Qualche altra cosa che vi viene in mente? La porta del cuore. La porta del cuore, perfetto. Io sto alla porta e picchio, dice Gesù. Io sto alla porta e picchio, dice Gesù. Perfetto, ancora. Le porte della Nuova Gerusalemme sono tutte di ferro. Sì. Okay, le porte della Nuova Gerusalemme. Bene, allora, come voi ben sapete, c'è stato un momento della storia che delle porte o una porta fu chiusa. A quale porta facciamo riferimento? Andiamo a vedere insieme, unitamente, nel libro della Genesi, al capitolo 7, leggiamo il versetto 15 e 16. Genesi, capitolo 7, 15 e 16. E qui la scrittura ci racconta un episodio particolare. Di ogni essere vivente in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano maschi e femmine ad ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Interessante, no? Cioè, non è che Noè ha preso gli animali e gli ha detto entrate nell'arca. A un certo momento particolare, gli animali sentono un richiamo particolare. Come voi ben sapete, gli animali sentono prima di noi gli avvenimenti della natura, e quando c'è un odore di pioggia o quando già comincia un po', comincia l'oscurità, le galline vanno per il pollaio. Quindi gli animali, quando ci sono dei pericoli, li avvertono prima e vanno nel luogo del loro asilo, della loro protezione. E in questo momento vediamo che gli animali ubbidiscono al richiamo dello Spirito di Dio e a coppie entrano nell'arca. Noè aveva fatto un lavorio di circa 120 anni per la costruzione dell'arca. Ogni martellata, ogni colpo di martello era una testimonianza della fede che Noè aveva nel vero Dio e nel messaggio di Dio. Noè predicò per 120 anni chiedendo all'umanità di salvarsi la vita. Però come voi ben sapete, durante questi circa 120 anni Noè era ridicolizzato, deriso, schernito dalla maggioranza e gli davano addirittura del folle, del pazzo. Però ci sono state alcune persone che, nonostante poi non sono entrate dentro l'arca, hanno collaborato alla costruzione dell'arca. Cioè, stiamo pensando a un'opera straordinaria per quel tempo, con gli strumenti che avevano. È venuto presente che doveva essere tre piani, che doveva essere circa 150 metri lunga, quindi era più o meno grande quanto uno stadio di calcio, come lunghezza, come dimensione, più o meno, ed era una cosa immensa e straordinaria, tenendo presente che doveva essere fatta con a mano, quindi questi tronchi di albero particolare devono essere lavorati, sistemati e poi fatta questa costruzione. Quando abbiamo letto nella scuola che il legname del Libano non sarebbe stato sufficiente per eliminare l'impietà. Perché
cosa mi viene in mente con questo legname del Libano? Il Libano è rinomato per un albero particolare, certo, dalle dimensioni particolari. Certo. Il cedro. Questa pianta che è qui fuori. Del Libano. Ecco, io davanti all'ingresso di casa, nel cancello esterno, ho tre cedri del Libano, cioè giganteschi questi tronchi, questi alberi. Quindi immaginatevi, Noè che ha dovuto tagliare a mano insieme ai suoi collaboratori, questo preparare l'arca, 120 anni di predicazione, arriva il momento in quando il tempo si sta per chiudere, gli animali ubbidiscono al richiamo dello spirito, entrano nell'arca. Io non vi ho letto la parte finale del testo volutamente prima, lo leggo adesso, la parte finale del testo 16. Poi il Signore lo chiuse dentro. Chi ha chiuso la porta dell'arca? Noè? No. Sono entrati gli animali, sono entrate 8 persone, a un certo punto la porta Dio la chiuse, addirittura la sigillò dall'esterno. Quindi Noè non poteva assolutamente aprire la porta dell'arca. Chiaro? Perché? Perché il tempo di grazia era terminato. Per i diluviani, gli antidiluviani e i diluviani, il tempo di grazia era terminato. E quindi nessuno poteva uscire dall'arca, ma nessuno poteva entrare nell'arca. Quante porte aveva l'arca? Una sola. Era solo quella l'unica via. Da indicare che una sola è la porta, è Cristo. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi è l'unica alternativa. L'unica alternativa è Cristo nella nostra vita. E quindi, come è stato detto ampiamente, ha avuto pazienza per 6.000 anni Dio con l'umanità, però arriverà anche il momento in cui l'umanità ha preso una via del non ritorno, come gli antidiluviani, e di conseguenza il tempo di grazia si chiuderà. Non è un atto arbitrario di Dio, è che non c'è più soluzione per l'umanità. Dio le ha provate tutte, e siccome viene rifiutato, rigettato, Dio è costretto con dolore a lasciare l'umanità al suo nefasto destino, come ai tempi di Noè. E noi, miei cari amici e fratelli, dai segni dei tempi ci stiamo rendendo proprio conto che siamo arrivati a quel tempo. Siamo arrivati a quel tempo. Questa era la porta della grazia, la porta della salvezza. Ma troviamo ancora brevemente un altro tipo di porta particolare, c'è una storia particolare, che troviamo in Giudici, capitolo 16, il versetto 2. Giudici, capitolo 16, versetto 2. Fu detto a quelli di Gaza: Sansone è venuto qua. Questi circondarono, stettero in acqua tutta la notte presso la porta della città, e tutta quella notte rimasero quieti e dissero: allo spuntare del giorno lo uccideremo. Sansone, un po' sprovveduto, un po' disubbidiente, va in un luogo che non deve andare, va nella tana del lupo, come si vuol dire, va in un luogo che Dio non lo può proteggere, e a un certo punto fa quello che non dovrebbe fare, però come se un pericolo lo avverte, ancora lo Spirito di Dio lavora nella coscienza di quest'uomo,
si sveglia, si rende conto del pericolo, e nel versetto 3 di Giudici 16 dice: Sansone rimase a letto fino a mezzanotte, e a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta della città e i due stipiti, li diverse insieme con la sbarra, se le mise sulle spalle e li portò in cima al monte che è di fronte a Ebron. Cosa fa qui Sansone? Lo Spirito di Dio lo investe, lui prende questa porta, se la carica sulle spalle e se la porta sino alla collina, alla montagna. Cioè, non pensiamo che siano le classiche porte nostre di 20-30 kg. Questi erano portoni. Non so, qui la scrittura non dice se erano di rame o se erano di legname. Perlomeno io non l'ho notato. Erano sicuramente delle porte, una porta pesante. Però perché gli serviva quella porta? Cosa volevano fare i suoi nemici? Ucciderli. E quindi quella porta, con quella porta sulle spalle, chiaramente se gli mandavano lance, frecce, pietre, perlomeno gli mandava per lui il suo scudo. Possiamo dire che questa è la porta della protezione, la porta della potenza, di come il Dio può liberare, come Dio può liberare l'uomo di Dio, la porta della liberazione. Abbiamo un'altra porta che troviamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, il versetto 8. Apocalisse capitolo 3, versetto 8. Che cosa dice la scrittura? Io conosco, grazie, la porta aperta. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ci sono certe cose che tante volte non riusciamo a capire. Capitolo 3, verso 8. Apocalisse, capitolo 3, versetto 8. Ci sono delle cose, miei cari, che alcune volte noi facciamo fatica a capire. Sia dal punto di vista delle sacre scritture, passaggi della Bibbia, e sia certi eventi e avvenimenti che succedono nella nostra stessa vita, che tante volte noi non abbiamo una risposta. Tante volte ci chiediamo perché. Perché? Sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista spirituale. Ecco, però qui Gesù ci dà speranza, perché dice la porta della conoscenza, la porta dell'esperienza è aperta e nessuno la può chiudere. Solo io lo posso fare. Quindi Dio ha nelle sue mani la porta dell'umanità, la porta della tua famiglia, la porta del tuo cuore, la porta di tutti noi. E qui, quando c'è stato questo momento di crisi, che non riusciamo a capire, la porta della grazia è aperta, la porta della conoscenza è aperta. E investigando, compresero che si era aperta la porta del luogo santissimo, dove Gesù è a intercedere per ognuno di noi. E noi, come dice la scrittura, dovremmo sempre andare nel luogo santissimo per chiedere a Gesù l'aiuto, la grazia e le spiegazioni su qualcosa che tante volte forse non comprendiamo, ma che perlomeno, se non lo comprendiamo, Dio ci possa dare la forza di accettare gli eventi che succedono nella nostra esistenza, che tante volte può essere un'esistenza travagliata, e tante volte un'esistenza con tanti interrogativi,
e nessuna risposta. Però ricordiamoci sempre che Gesù ha le chiavi e ha aperto una porta davanti a te. Nessuno la può chiudere, solo Gesù. Lavoriamo fino a quando abbiamo tempo. Operiamo fino a quando abbiamo tempo. Che quando la porta ai tempi di Noè fu chiusa e gli antediluviani videro le prime gocce della pioggia, che la tempesta stava per scatenarsi, sono corsi pieni di paura a bussare alla porta dell'arca, ma Noè non poteva aprire. Il tempo era finito, non c'era più tempo. Quindi è oggi il tempo per prendere delle decisioni. Domani non lo sappiamo. Quindi, come dice la scrittura, chi ha tempo non aspetti tempo. Qualcuno di voi ha citato Apocalisse 3:20, lo leggiamo. Questa la definirei la porta che precede la gloria. La porta che precede la gloria. Apocalisse capitolo 3, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui, ed egli con me. Qual è il desiderio di Gesù? Qual è il desiderio dei genitori? Di avere i suoi popoli che intorno alla casa. Ed era tipico in Palestina che alla fine di una giornata di intenso lavoro nei campi, la sera la famiglia si ritrova tutti insieme per il pasto comunitario. Ecco perché Gesù dice: io sto alla porta e busso, cenerò con voi. Non dice pranzerò con voi. Quindi adatta il testo alle abitudini di Israele. Quindi la cena. Oggi cosa dovremmo fare? No. La cena. Ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. Quindi Gesù sta alla porta, bussa, con educazione. Dice: posso entrare nel tuo cuore? Se ascolti l'appello, la chiamata di Gesù. E in questo caso non è Gesù che può aprire la porta. Non è Gesù che la può chiudere. In questo caso l'umanità decide di aprire o di lasciare la porta chiusa. Quindi perché? Le serrature generalmente sono all'interno, le maniglie sono all'interno e solo il proprietario di casa può aprire. Quindi Gesù non forzerà mai la tua, la mia, la nostra coscienza, ma ci lascia liberi di ascoltare l'appello, con educazione chiede permesso e dice: posso entrare nella tua vita. Un'altra cosa che possiamo dire rispetto alla cena, che Gesù inizia a bussare del mattino, gli stancarli in mezzo fino a tarda sera, con la speranza che tu gli apri il tuo cuore. Hai iniziato a bussare da quando ti ha formato nel grembo di tua madre. Bussa quando sei ragazzino, bussa quando sei giovane, bussa quando sei adulto, e continua a bussare anche quando arriva la sera della vita, quando si ha gli sgocci, quando la giornata sta terminando, sta per terminare. E Gesù è incessante nei suoi appelli, come è stato ampiamente detto. Io non provo assolutamente piacere nella morte di nessuno, ma che ognuno si converta in vita. Cambiate vita, cambiate vita. Perché non resto voi casa di Israele? Cioè l'appello di un padre, l'appello di una madre è sempre pieno di raccomandazioni per il proprio figlio.
Quando i figli escono, mi raccomando, stai attento, hai preso tutto, c'hai le cose che ti servono, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. E Gesù non continua che chiamarci alla salvezza. E qui è la porta che precede la gloria, perché dopo questa non ci sarà un altro appello. Genesi capitolo 28, versetto 17. Abbiamo un uomo straordinario, Giacobbe, che le ha combinate anche lui delle sue. Ha ingannato il fratello, ha ingannato il papà, è scappato, è fuggito per andarsene lontano, per non essere ucciso dal suo fratello. E a un certo punto si trova in un luogo, prende una pietra, si mette a riposare e mentre sta riposando vede qualcosa di straordinario. Genesi 28, 17. Ebbe paura e disse: come è tremendo questo luogo. Questo non è altro che la casa di Dio, questa è la porta del cielo. Questa è la porta del cielo. Beterno. Porta di Dio. Porta del cielo. Quindi il momento difficile, cruciale della sua esistenza, Dio gli apre una porta. E lui ha il privilegio di vedere che cosa? Una scala che tocca la terra, arriva fino al cielo e gli angeli di Dio che salivano e scendevano su questa scala. Or la porta e la scala è Cristo. Quindi Dio ha voluto dare la sicurezza al suo uomo che l'avrebbe accompagnato, che l'avrebbe benedetto e che la sua vita sarebbe cambiata e sarebbe stato un uomo straordinario, nonostante tutte le varie prove e peripezie. È stato menzionato anche la porta del cuore. Non ci potevamo che tornare indietro al primo capitolo della Genesi, cioè ai primi capitoli della Genesi, quando pensiamo al cuore. Genesi capitolo 4, versetto 7. Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiando che alla porta, i suoi desideri sono molti contro di te, ma tu, donna, durante la settimana, come tutti voi, per vari motivi, ricevete delle chiamate, delle telefonate. C'è per chi lavora, c'è per chi amicizia, c'è per chi un consiglio spirituale, in base all'attività che facciamo. Un amico mi chiama e mi dice: come si fa a comportarsi coerentemente con il cristiano? Come si fa a non peccare? Come si fa a non cadere? Con la stessa facilità con cui tu guidi il camion. Con la stessa facilità con cui tu guidi una macchina. Con la stessa facilità che fai le cose che ti piacciono. Se tu che decidi dove andare e cosa fare, il diavolo ti propone una tentazione, un peccato, e tu decidi se dirgli sì o no. Sei tu che decidi. L'importante è saper dire di no. Detto così è facile, tanto. Siamo tentati. Questo è. E certo, io lo so, detto così è facile, ma questa è la risposta però. Quindi sta a noi poi decidere, dire: Gesù, dammi la forza di resistere a questa tentazione, oppure mi piace farlo, sono debole, mi arrocco dietro il fatto che sono debole, e una volta che mi sono arroccato a questo fatto che sono debole, naturalmente io collaboro e poi cado e poi soffro e poi niente. Così funziona. È una scelta,
Sansone ha fatto le sue scelte, ha pagato le sue conseguenze. Tutti gli uomini di Dio. Perché Gesù, ieri mi si chiedeva se è possibile vivere una vita senza peccato. Gesù ha dimostrato che è possibile. Gesù ha dimostrato che è possibile. La risposta è che era Gesù. Ma perché Gesù aveva dei vantaggi su di noi? O faceva delle scelte diverse dalle nostre? Cioè, nel senso che se diciamo che noi siamo costretti a peccare perché siamo deboli, vuol dire che noi stiamo dando ragione a Satana nell'accusa che lui ha fatto contro Dio nel cielo, dicendo che i 10 comandamenti sono impossibili da osservare. E che chiaramente questo è impossibile. Se invece noi diciamo umanamente è impossibile, con l'aiuto di Cristo ogni cosa diventa possibile, allora noi stiamo dando ragione a Dio che osservare i 10 comandamenti è possibile. Naturalmente non con le nostre forze, non con le nostre capacità. E se noi ci alimentiamo di cose profane, saremo deboli e non riusciremo a vincere la tentazione. Se noi ci alimentiamo di cose spirituali, sarà molto più facile conseguire la vittoria. Quindi sono prese di posizione, cari amici, fratelli e giovani. Noi decidiamo, perché Gesù, la scrittura dice, che ci dà la capacità di vincere su ogni caduta. Colui che ci dà la forza di vincere da ogni caduta. Quattro ragazze, quattro amiche. E un uomo. Tre benestanti, ricche. Una era di una famiglia più povera, tre erano svogliate all'università. Questa povera era molto attiva per l'università. Arrivò il momento che dovevano fare un test per essere ammesso a un grado superiore. E naturalmente si rendono conto che questa ragazza povera ha delle difficoltà e gli propongono noi ti diamo dei soldi, tu in classe ci passi il bigliettino con tutte le risposte al test. Io non posso fare questa cosa. Io non posso fare questo. Non posso fare questo. Io non posso fare questo. Non posso ingannare, non posso. E le ragazze gli hanno fatto vedere i soldi. Gli ho detto, però sappi che questi soldi possono aiutare tua madre a guarire dal cancro. E questa ragazza praticamente era in lotta per dire, prendo questi soldi o lascio morire mia madre. Alla fine chiaramente la ragazza ha ceduto al sentimento di salvare sua mamma, ha preso i soldi, ha aiutato le tre amiche a superare l'esame. Naturalmente il professore se ne è accorto degli imbrogli, degli inganni, e quando se ne è accorto le ha chiamate tutte e quattro dentro e gli ha detto venite dentro, abbiamo già esaminato il vostro test e vi voglio dare subito i risultati. Voi tre siete promossi, ma tu non hai superato il test. Ma come io non ho superato il test? Ma se abbiamo risposto tutto giusto, ho risposto tutto giusto. Signorina, mi dispiace, professore, ma tu non hai superato il test. Tu non l'hai superato il test. Non hai lottato secondo le regole, non hai rispettato le regole. Non è che le altre tre amiche adesso rispettate. Nella vita noi possiamo barare. Possiamo ingannare noi stessi. Possiamo ingannare il professore. Ma non possiamo ingannare Dio.
e quindi non possiamo assolutamente essere ammessi nel regno dei cieli se noi manteniamo nella nostra vita delle macchie di carattere. Un piccolo errore non confessato e non abbandonato ci precluderà l'entrata nel regno di Dio. E questo io non lo dico io, lo dice la Scrittura. Perché quando parla di Apocalisse, capitolo 14, 4 e 5, dice che gli eletti cosa sono? Come sono? Irreprensibili, senza macchia, senza nessun difetto. Non si sono contaminati con nulla. Sono dei peccatori penitenti, hanno confessato i loro peccati a Cristo, li hanno con l'aiuto di Cristo abbandonati e per questo possono essere ammessi nel regno dei cieli. Se vi si presenta un messaggio differente da quello che dice la Scrittura, siete ingannati. Il diavolo questo vuole inculcare nella nostra mente, che noi possiamo andare in cielo con dei difetti, che su questa terra si può vivere peccando e non che si può vivere senza peccato. Questo è quello che suggerisce il diavolo. Esodo capitolo 12, versetto 7. Qui abbiamo la soluzione. Esodo 12, versetto 7. Poi si prende del sangue della chiesa, lo si mette sui due stipiti e sull'architrave della porta, delle case dove lo si mangerà. Poi prendete un mazzetto di isopo, indingetelo nel sangue che sarà nel catino e con quel sangue spruzzate l'architrave, i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino. Cioè, rimanete nella porta della grazia, nella protezione di Cristo fino all'alba. Fino a quando si chiude il tempo di grazia e poi potete continuare per sempre nell'eternità. Però qual è la soluzione al vostro problema? Al nostro problema? Cosa dobbiamo espargere sulla porta del nostro cuore? Cosa possiamo presentare a Dio in nostro favore? Il sangue di Cristo. Il sangue di Gesù. E il sangue di Gesù ha un duplice potere. Il potere di perdonare i nostri peccati e di donarci la forza per non peccare più. Cosa disse Gesù alla donna peccatrice? Vai e continua a peccare. Gli ha detto, vai e non peccare più. Anche a noi abbiamo un difetto, qualsiasi cosa. Gesù ci dice, Franco, vai e non peccare più. Non mi dice, Franco, continua a farlo, tanto io ti perdono sempre. Vuol dire che allora non gli do a Gesù la libertà di vincere il mio peccato. Lui mi dice, Franco, io ti perdono, va e non peccare. E lì dice che le guardie di una speranza di buona è accompagnata la promessa. Esodo 12, 3, 23. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Quindi, quando è arrivato il diluvio universale e Noè, insieme alla sua cara famiglia, si trovava dentro l'arca, il diluvio ha potuto fare qualcosa contro Noè e la sua famiglia? Ha potuto fare qualcosa contro coloro che erano dentro l'arca? No, perché erano protetti, erano sigillati, suggellati da Dio. E al tempo della fine, il popolo di Dio sarà suggellato
e quello che loro che sono suggellati, le acque della scrittura in Apocalisse 17:15 rappresentano le acque, rappresentano popoli, nazioni e lingue. E quando la fiumana umana andrà contro il rimanente, contro gli eletti, contro i fedeli, nulla potranno contro il popolo di Dio. Le spade che verrebbero usate contro il popolo di Dio saranno come dei fili di paglia, che non potranno assolutamente toccare la Chiesa suggellata, perché sono dentro l'arca della salvezza, l'arca della grazia, l'arca della misericordia, l'arca. In Apocalisse capitolo 4, versetto 1, dopo queste cose, guardai e vidi una porta aperta. Dove era questa porta? Nel cielo. E la prima voce che mi aveva già parlato, come uno squillo di trombe, mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in sé. La porta della gloria. Giovanni poté vedere la porta della gloria. Lui ha potuto entrare da Patmos al cielo, dalla sofferenza alla gloria di Dio, dal castigo dell'uomo alla ricompensa di Dio. Quindi Giovanni ha potuto fare questa bellissima esperienza. Miei cari amici e fratelli, tutte le porte girano intorno alla nostra vita. Tutte le porte girano intorno alla nostra vita. Ma una sola è la porta che le accomuna tutte, ed è Cristo, la porta. E lui ti chiama, ti dice: fammi entrare, dammi il permesso di stare nella tua vita. C'era il commento di ieri sera al Santo Sabato che diceva: noi siamo nascosti con Cristo in Dio. È molto bella questa figura. È come quando un bambino è nascosto nel grembo materno. Cosa significa nascosto nel grembo di sua madre? Che si trova in un luogo sicuro, protetto. E quando noi stiamo nascosti con Cristo in Dio, vuol dire che Cristo, o siamo nel cuore di Cristo, e nessuno ci può rapire dalle sue mani. Nessuno ci può rapire dalle sue mani. Tutto gira intorno al tuo amato Redentore Salvatore. Oggi la porta della salvezza è ancora aperta. Però non sappiamo quanto tempo durerà ancora. Pertanto non induciamo a entrare. E una volta che siamo dentro, facciamo in modo di trionfare. Facciamo in modo di salvare altri e cresciamo nella grazia per lavarci in gloria. Questo tempo, questa vita, ci è stato dato solo ed esclusivamente per questo, per prepararci per l'eternità. Tutto il resto è noia. Qualcuno canta: tutto il resto è noia. Tutto il resto è vanità, tutto il resto non serve più. Il tempo passa, la vecchiaia s'accosta, mangiamo e beviamo che domani morremo, oppure, come dice un altro passo della scrittura, il giorno è passato e noi non siamo salvati. Quindi non aumentiamo il pianto del Cristo, ma diciamo a Gesù: entra nella mia vita, prenditi il mio cuore perché non te lo so dare. Fammi partecipe della natura divina e fa che io possa essere qui, su questa terra, con te e per l'eternità. È il mio desiderio e la mia preghiera, per me e per tutti voi. Amen. Amen. Amen.